questa parte. Ehi, contro di quella valigia. Salve, come state? Ben arrivati, amici miei. Senti Bill, facciamo una capatina al saloon. Dopo un mese di servizio di pattuglia e di astinenza, un goccio di whisky è obbligatorio, no? No, prima andiamo all'ufficio postale a telegrafare al comando che abbiamo finito il giro, che tutte le tribù indiane sono tranquille, tranne gli Assiniboin, che comunque li teniamo sotto controllo, e che i trafficanti di armi pare abbiano deciso di cambiare commercio. Insomma, prima il dovere e poi il piacere. Chi l'avrà inventata poi questa idiozia? Fermi e non fate i furbi. Guarda chi si rivede. Ti ricordi del sergente Cormac? Lascialo perdere. Sbrighiamoci a prendere i soldi e tagliamo la corda. La giubba rossa più dura e spietata del Canada. Com'è che ti chiamano? Bill Cormac il cacciatore, vero? E la mia faccia tu te la ricordi, eh? Cacciatore? Sono passati anni da quel giorno nella valle del Peace River. Sì. Tu sei Logan e facevi parte della banda di Caribou. A me mi beccasti, ma Caribou riuscì a squagliarsela. Perché ce l'avevi a morte con lui, eh, cacciatore? Che cosa t'aveva fatto? Era un criminale, dovevo arrestarlo. E dopo ci sono riuscito. Gli davi una caccia spietata. E io, perché stavo con lui, mi sono fatto 5 anni di prigione. Grazie a te! Andiamo! All'altro mondo, sporca carogna. Ci penserà Caribou a spedirti appresso a me, vedrai. Caribou è in carcere ormai e ne uscirà soltanto con il carro funebre. E invece è già uscito e con i piedi suoi 3 giorni fa e ha giurato di farti la pelle. Ora non sei più il cacciatore, sei la preda. È scappato lunedì, mentre veniva trasferito a Dawson Creek. Andiamo al comando. Non avevi telegrafato a tuo figlio che domani saresti stato da lui? Sono mesi che lui e Chinoa non ti vedono. Partendo subito potremmo arrivare domattina. Jimmy può anche aspettare. Non so perché tu abbia tanta fretta di riacciuffare questo Caribou. Ma ormai ti stanno aspettando e tu non puoi deludere Jimmy. Va bene, andiamo. Anche se non credo che il tuo interesse sia soltanto per mio figlio. Dai, salta a cavallo. Fortunato a trovare Chinoa, è una donna in gamba. Si è affezionata a Jimmy e io posso stare via tranquillo. Sì, quella ragazza piace anche a me. Lo so, e merita il tuo affetto, la conosco bene. Ha allevato mio figlio come una madre. Ci fermiamo solo domani. C'è in giro Caribou e voglio essere io a chiuderlo definitivamente in prigione. Io e nessun altro. Bill, posso farti una domanda? Sì. Fra te e questo Caribou c'è sempre stata una strana guerra privata. Da cosa può nascere tanto odio? Questa è la madre di Jimmy. Morì quando era piccolo. E questo tu lo sai. Quello che invece non sai è che Caribou a quell'epoca non era il fuorilegge criminale di oggi. Ricordo che... Ferma, ferma, Elizabeth, non ti muovere. Così. Pronti? Così? Immobile?
Un bel sorriso, ecco. Bene, ferma. Questa è arte, signori. Attenzione. Perfetta! Da questa lastra farò fare centinaia di riproduzioni, migliaia! Elizabeth Delvis, l'usignolo del Canada, la più brava cantante mai sentita. Ti prometto il più grosso lancio pubblicitario di tutti i tempi. E da domani... E da domani proprio niente. Da domani canterai soltanto per me. Vero, amore mio? Io credevo che tu volessi scherzare. Vedi, Phyllis ha firmato dei contratti e... Allora, questa fotografia la devo stampare o no? Cosa? Sei ancora qui? Dai, muoviti e cerca di spicciarti. Vado, vado. Ma fanne una coppia sola. Sta attenta a quello che fai. Ti rendi conto a cosa rinunci? Abbiamo un sacco di contratti, tutto il Canada e poi gli Stati Uniti. Diventerai famosa, ma pensa alla tua carriera, Elizabeth. Perché non potrei essere una carriera anch'io? Si tratta di puntare sul vincente, Elizabeth. Phyllis o io? Vince il canto o vince l'amore? Posso darti un consiglio disinteressato? Scegli me. Vedrai. Sarà una vita piacevole. Più eccitante, se non altro. Phyllis. Io non so se tu puoi capire quello che sento dentro di me. Sì, lo so. Io a te devo molto. Ma lui lo amo. Anche se forse sto sbagliando tutto. Fermo dove sei e su le mani. Caribou! Conosco troppo bene la tua voce per cascarci. Vecchio lupo, come stai? Billy, quanto tempo. Sì, ma come diavolo t'hanno conciato? Il comandante può sentirci. Non ti aspettavo più, mi avevi scritto che arrivavi 2 giorni fa. Ho tardato per poterti presentare la più bella fanciulla del mondo. La donna che mi farà diventare una persona seria, finalmente. Caribou, una persona seria? Impossibile! Elizabeth, questo è Bill. Pensavo di trovare un ragazzino. Caribou mi ha tanto parlato di lei, dai suoi discorsi io l'avevo immaginato così. Beh, ne sono passati degli anni da quando qui facevamo a botte e pescavamo le trote di frota nel lago del pastore. Addirittura il pastore che ci perseguitava. Io, tu le mangiavi e basta. Avanti, voi due. Datemi un bel bacione. Avanti, coraggio. Raccontami un po', Bill. Cosa hai combinato in tutti questi anni, a parte... a parte il fatto di esserti mascherato in quel modo buffo? Non so se te lo posso dire. Perché? Io sono di vedute larghe, lo sai. Ho fatto una cosa che ti sconvolgerà sicuramente. E che diavolo hai fatto? Hai ammazzato qualcuno? Allora, sentiamo. Ho studiato. Studiato. A scuola. L'ho sempre detto io che al piccolo Bill mancava qualche rotella. Studiato, cosa da pazzi. Senti, Caribou, dimmi invece un po' di te. Cosa? Che vita fai, vestito così elegante, mascherato da lord inglese? Di che ti occupi? Sì, beh, ecco, conosci quel gioco che si fa con 52 pezzetti di carta? Poker. Esatto. Quel gioco mi permette un certo lusso. La fortuna mi ha sempre aiutato. Oddio, se devo essere sincero, qualche spintarella gliel'ho data anch'io per aiutarmi. Ma sempre in modo pulito. Non ho mai avuto nessuna grana con la giustizia. E ora che Elizabeth è con me, intendo cambiare vita completamente. Mi cercherò un lavoro. È la più bella creatura di tutto l'universo. È l'angelo che mi cambierà. Non vedi che angelo? E sentissi come canta. Canta come... Come... Come un angelo, evidente, no? Adesso mi confondete. Amore, fa sentire a Bill come sai cantare. Canta qualcosa. Qui? Oh no, mi mette in imbarazzo qui, magari a casa. Ti ho detto canta. E lascia perdere, Caribou. Elizabeth è sicuramente un po' stanca. Sarà per un'altra volta, tanto noi tre ne avremo del tempo per stare insieme. Non contare mai sul tempo che hai davanti. Elizabeth, sono certo che hai voglia di cantare. No, ti prego, no. No. Canta, non fare la stupida. Canta! Day after day, night after night, I wait for you, only for you. But it's all a dream.
right away. The door has opened oh so many times, but you don't return, my dear. Tomorrow I feel it, I'll be alone again. I know it, I lost you, but something will remain. Without her, I love you, and it will never die. Day after night, I wait for you, only for you, but it's only a dream. Tomorrow I see you, my day will be so bright. Oh, Jesse, I need you, but you are far away. The door has opened oh so many times, but you don't return, my dear. Tomorrow I feel it, I'll be alone again. I know it, I love you, but something will remain. Without her, I love you, and it will never die. Caribou, vedi l'apertura? Ti hanno già pagato stasera? Più 10. Ancora 30. E vattene, cretina. Mi porti sfortuna e basta. Su, da carte. Smettila di bere. Fa la cortesia, non ti immischiare. Vuoi farmi la predica anche tu? Credi di poterti permettere tutto solo perché sei vestito da pagliaccio? Allora, continuiamo. Ti prego, accompagnami a casa, Bill. Ma sì, state al diavolo. Fino a 50. Io vedo. Era passato circa un anno dal giorno in cui ci eravamo incontrati. E Caribou si trascinava ogni sera da una visca all'altra. Ormai era un uomo finito. Beveva. E quel che è peggio, barava. Perché era pieno di debiti. E Elizabeth? L'aveva abbandonato? No, anzi era lei che guadagnava quel tanto per farli vivere. Penso che restasse con Caribou solo per pietà. L'amore era già morto da un pezzo. E tu, Bill? Ormai avevo rinunciato a tirarlo fuori dal fango. Cercavo di star vicino il più possibile ad Elizabeth. Per la quale provavo un sentimento che non era più soltanto semplice amicizia o affetto. E aspettavo il peggio. Perché prima o poi Caribou avrebbe certamente fatto qualche colpo di testa. Una sera, infatti. Cattivo, impulsivo, magari violento, ma mai cattivo. Lo so, Elizabeth, ma
Io lo conosco da tanto tempo. E ho sempre sentito che dentro di lui c'era come una minaccia. Un furore contro se stesso, una voglia di distruggersi. Adesso devi partire. Elizabeth, non c'è più niente che ti trattenga qui. Più niente che ti tenga legata a questa casa. No, Bill. Non posso buttar via così un anno della mia vita. Non posso abbandonare tutto. Allora rimani per lui. Anche per lui. Fermi, fermi! Siete impazziti! Siete impazziti! Fermi! Il prigioniero è mio! Se dovrà morire, sarà la legge ad ammazzarlo. Non potete, non potete farvi giustizia da soli! Il sangue se n'è già sparso troppo da queste parti! È un assassino! Grazie, Bill. Me la sono vista proprio brutta. Se non ci fossi stato tu, mi avrebbero fatto a pezzi quei luridi bastardi. Comunque io ti capisco, tu dovrai fare il tuo dovere anche se ti dispiace. Purtroppo ho una divisa e la giustizia dovrà seguire il suo corso. Non posso aiutarti in nessun modo. Tu mi capisci, vero? Fermo lì! Ci sei cascato, povero Bill. Con me non ce l'hai mai fatta a spuntarla. Sono sempre riuscito a fregarti. Non ti illudere, questa è l'ultima volta che hai buon gioco. Non avrai altre occasioni. Faccia il muro, Bill. Ti ho detto faccia il muro e svelto! Ferma. A chi diavolo può essere? Sembra morta. Ehi. Speriamo che non ci abbia riconosciuti. Maledizione. Ecco loro, caribù. Domani andremo a Yucatan senza perdere tempo. Laggiù conosco almeno 5 persone che comprano subito e senza fare tante domande. Venderemo a chi offre di più. Quest'oro del Corriere Postale ci frutterà un bel malloppo di dollari, Wolf. Parola mia. Mio, no?
E questo è per te. Un regalo. Oh, grazie, Bill. È un portafortuna che mi ha dato un vecchio saggio indiano. E contiene erbe magiche che hanno il potere di restituire il sorriso a chi l'ha perduto. E io spero che a te possa ridonare tutta la felicità che meriti. È vero che è magico. Io mi sento già felice. Ah, Elizabeth, anch'io sono felice. Sono felice perché tu esisti. Allora? Evviva! Ma bravi, c'è allegria qui, eh? Cos'è, una simpatica festa in mio onore? Lo sai benissimo. Oggi è il mio compleanno. Ah, ecco già. Ero sola e ho pregato Bill di venire. È l'unico amico che ho in questo paese. E speriamo che si sia dimostrato amico anche verso di me. Vedo che ha preso il mio posto alla mia tavola. Che cosa devo fare? Chiedere il permesso a te di sedermi? Non dire assurdità. Io voglio solo che Elizabeth sia serena. Non merita il destino che ha avuto. Parli di me? Sì, parlo soprattutto di te. Non è stata fortunata a incontrarti. Tu le hai fatto fare una vita d'inferno. E sarà ancora così. Ti sbagli. Come sempre. Sono finiti i giorni neri. D'ora innanzi sarai felice con me. Sono ricco. Lasceremo questo sporco paese. Ce ne andremo negli Stati Uniti. Hai tutta la polizia canadese alle spalle. Non riuscirai a passare la frontiera. Devi costituirti, Caribou. Devi pagare per tutto quello che hai fatto. Beh, ti ringrazio per il consiglio, Bill. Ma la vita mi ha insegnato che è meglio sbagliare da soli. Forse è per questo che mi è sempre andata bene. No, non questa volta. Non te la caverai stavolta. Ehi, che diavolo, vuoi portarmi sfortuna? Sta' attento, sono un giocatore superstizioso. Potrei anche arrabbiarmi e se mi arrabbio perdo ogni scrupolo. Io ti amo. Hai rischiato una volta, vale la pena di rischiare la seconda. Devi scegliere, Elizabeth. Scegliere tra noi due. E tu sei come me, non come lui. Sei della mia razza. No, Caribou, basta. Vattene, ti prego. Ah, è così. Ti sei innamorata di questo pagliaccio? Beh, io vado. E tu mi seguirai senza fare tante storie. Preparati. Un momento, Donovan. In questa busta ci sono i nuovi capi d'accusa. Dallo al tenente. Aspetta tu. Devo dire ancora due paroline all'inflessibile sergente Bill Cormack. Apri le orecchie, sergente. Tra me e te non è finita qui. Un giorno verrò a cercarti. Ti troverò e ti giuro che ti ammazzerò, Bill. Dopo un po' io ed Elizabeth ci sposammo. Nacque Jimmy e portò la tranquillità nella nostra vita. E poi lei morì. Fu un colpo atroce per me che indurì il mio carattere. Mi rese insofferente della disciplina, tanto che non ebbi promozione. E così sono diventato l'uomo senza pietà, il cacciatore. Anche per Caribou, che me l'aveva giurata a morte. E ora che è riuscito ad evadere... Avresti dovuto ucciderlo allora? No. No, non potevo. Ma cos'è che te l'ha impedito? Lasciami! Lasciami!
grazia di nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dai, andiamo, andiamo fuori! Jack, vieni, dai, vieni! Dai, ehi, Mook! Mook, sai chi viene oggi? Papà! Sei felice anche tu, vero, Mook? Anche Shinoah è felice, ci scommetto. Ma lei è felice perché viene lo zio Andy. Vero, Shinoah? Jimmy, non ti permettere, sai. Shinoah è innamorata, Mook! Scappiamo dalle donne innamorate! Corri, Mook! Prendi l'aggio, Shinoah! Vieni! Dai, Mook! Prendi l'altra pista e vediamo chi arriva prima. Cos'è? Dove si va? Forza, Mook! Corri! Sei stato molto bravo. Ho seguito le tracce per qualche miglio. È diretto a nord. Shinoah, sei sicura della descrizione che mi hai fatto? Sì, sono certissima. Non potrò mai dimenticare quella figura. Sembrava uno spirito della notte, un demonio fuggito dall'inferno. Jimmy urlava, chiamava aiuto. E lui impassibile. È Caribou, non c'è dubbio. Ma perché prendersela con un bambino? Perché vuole essere sicuro che io lo vada a cercare. Sergente, hai idea di dove trovarlo? L'unica cosa che so è che le tracce portavano a nord. Il nord è grande. E io non posso assegnarle più di 4 giubbe rosse. Le notizie sui fermenti degli indiani a Siniboin si stanno facendo sempre più allarmanti. E l'enorme vastità del territorio che dobbiamo controllare ci costringe ad utilizzare fino all'ultimo uomo. Non si preoccupi, colonnello. Gli uomini che mi sono scelto sono più che sufficienti. Bene. In tal caso le auguro buona fortuna di tutto cuore. Grazie, colonnello. Bill, stia molto attento. Caribou conosce questo territorio meglio delle sue tasche. Tenterà di attirarvi in qualche trappola. Lo so, colonnello. E spero che questa trappola scatti al più presto. Coraggio, Book. Vedrai che lo riporteremo a casa.
Cerca di guarire. Cerca di guarire per quando Jimmy torna. Stagli vicino, Andy. Il cacciatore è un uomo forte, ma anche il lupo impazzisce di dolore quando il suo cucciolo è in pericolo. Di lupi, quelle bestiacce rendono nervosi i cavalli. Speriamo che non si avvicinino più di così. Ma non ti sembra che siamo finiti troppo a nord? Sta trascinandoci verso i monti, dove spera di avere miglior gioco. E come lo troveremo? Neanche un esercito scoverebbe un uomo tra queste montagne. Noi continueremo a cercarlo, ma alla fine sarà lui a trovare noi. E quando pensi che arriverà questo momento? Quando avrà deciso che la mia agonia è durata abbastanza e quando sarà convinto di potermi uccidere senza correre troppi rischi. E tanto odio per una donna, o c'è dell'altro? Ma basta con le domande, Andy. Dì a Robson di fare il primo turno di guardia. Noi cerchiamo di dormire. Caribou è scappato di prigione, Wolf. Lo so, l'ho sempre fatto tenere d'occhio. E sai che ha rapito il figlio del cacciatore? Ma gli si è congelato il cervello! È impazzito! Scappare di prigione per poi farsi ammazzare, solo un idiota. Dobbiamo trovarlo prima che lo trovi Cormac. Altrimenti addio oro. E dove può essere andato? Esattamente dove ha nascosto l'oro del Corriere Postale. Lo andrà a prendere. Io la zona la conosco, dobbiamo setacciarla metro per metro. Lo inseguono anche le giubbe rosse. Meglio, Cormac e i suoi possono fare il nostro gioco. Caribou lo troveranno loro per noi, ci basterà seguirli senza essere veduti. Solo siamo pochi, ci mancano uomini. Io posso portarne altri 5 se bastano. Pizzicheremo Caribou un attimo prima di loro. È solo Cormac che mi preoccupa. Quel bastardo è più pericoloso di tutte le sue giubbe rosse. Adesso assegnerò un posto d'osservazione a ciascuno di voi. Padre Bill Cormac ti ucciderà. Perché hai sparato a Book? Book? Sì. Hai ammazzato il mio cane. Ti ucciderei io se potessi. Sei coraggioso, stupido ma coraggioso. Thank you.
poi mio padre ti troverà. Meglio. Vuoi molto bene a tuo padre? Certo. E a tua madre? Mia madre, la mamma è morta quando ero piccolo. Mi assomigli molto tu. Mi dispiace di aver dovuto uccidere il tuo cane. La neve è tanto ghiacciata che i cani non hanno lasciato tracce. Comunque, direi che Caribou non è passato di qua più di 5 o 6 ore fa. Credi che sia lui? Penso, un cacciatore con un carico di pelli si dirigerebbe a sud. Verso Dawson o verso Fort Peace. Eh già, i posti più vicini. Le tracce invece conducono a nord, quindi... Quindi vuol dire che la slitta non è carica di pelli, ma... Sergente! Giurerei di aver veduto una macchia scura muoversi lassù su quel crinale. Potrebbe essere anche un lupo. Non è più riapparso. Lassù la neve è troppo alta. Tu e gli altri smontate, infilatevi le racchette e andate a controllare di che si tratta. Noi proseguiamo a piedi. Stone porterà con sé i cavalli lungo questa pista. E poi ci raggiungerà sull'altro versante. Io mi fermo un po' qui, voglio dare un'occhiata ai dintorni. Abbiamo sempre continuato a guardare davanti e ci siamo invece dimenticati di guardarci alle spalle. In marcia, ragazzi! Non ti voltare e butta il fucile. Sei tu il cacciatore? Fa come ti ho detto. Non ti ammazzo perché devi parlare, ma attento che ho poca pazienza. Allora, chi sei? Ti ho chiesto chi sei. Sappiamo che stai cercando Caribou e noi lo vogliamo trovare prima di te. Noi chi? Noi, gli uomini della banda di Wolf. Caribou è scappato portandosi via l'oro. E lo ha nascosto prima di finire in prigione. Lo ha nascosto dove? A nord di queste montagne, alle sorgenti del fiume Nechaco. Più o meno la zona è quella, ne siamo sicuri. Ma il punto preciso lo conosce solo... A lui! Thank you.
Caribù, parla, è stato lui, rispondi! Dove è andato? In che direzione, maledetto imbecille? Ti sei fatto fregare, adesso avremo addosso le giubbe rosse, parla! Rispondi, dove è andato, Caribù? Lascialo, Wolf, non vedi che è morto? E allora sotterralo, razza d'idiota! Lasciami! Lasciami, vigliacco! Vieni qui, con la peste. Muoviti. Aiuto! Fermo, Caribù! Aiuto! Sparate, ma non uccidetelo. Forse l'oro non ce l'ha ancora con sé. Caribù! Vogliamo solo il nostro oro! Consegnacelo e poi noi ti lasceremo andare! L'oro è qui con me! Venite a prenderlo! Ce lo divideremo da buoni amici! È inutile ammazzarci tra di noi! Dove vai, imbecille? Fermati! Sparate, uccidetelo! Attenti! Le giubbe rosse! Alle spalle! Impegnati, io cerco di raggiungere la cima dall'altro versante! Tu accompagnerai il ferito a Fort Peace. Io proseguirò l'inseguimento da solo. No, io vengo con te. Ci penserà Stone a seppellire Jackson e portare Clint a Fort Peace. E non cercare di darmi ordini contrari, altrimenti mi dimetto. Sì, hai ragione. La neve comincia a diventare alta. Proseguiremo con le slitte dei banditi. Con i cani potremo seguire poi la stessa pista di Caribù. Come on.
Sali, moccioso. Dovrai uscire tu per primo. E non tentare di scappare un'altra volta, che se non ti riprendessi io ci penserebbe il freddo a sistemarti. Nessuno disposto ad aiutarmi. Se paghi bene qualcuno potrei trovartelo io. Pensi di aspettare qui, Caribou? Le giubbe rosse hanno ucciso quasi tutti i miei uomini e lui sta arrivando. Questo è l'unico paese del nord sulle piste dell'Artico dove potersi rifornire. Quindi dovrà per forza passare di qui, qualunque sia la sua destinazione. Ma il cacciatore... Dicevo, questo ragionamento non lo farà anche il cacciatore. Lo aspetto, infatti, e ora sarà lui a prendere il caribù per noi. Allora è meglio che non ti faccia vedere troppo in giro. Potresti trovartelo davanti al naso. No. Cormac mi conosce soltanto di nome, ma non mi ha mai visto. Non c'è nessun pericolo. Già, i ragazzi la manderanno giù male di doversi battere con quella bestiaccia di caribù. Figuriamoci poi quando sapranno di avere contro pure Cormac. Ho paura che non troverò proprio nessuno. E tu non dire niente. Qui ancora nessuno può sapere che Caribou ha alle costole il cacciatore. Oh,
Allora, vecchio. Medicina indiana non buona. La neve brucia dentro lui. Forse dottore bianco. Medicina bianca può dare forza e vita. Papà. 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 Tutto a posto. I cani e le slitte sono sistemati. Bene, io vado al comando. Tu aspettami al saloon e senti in giro se nessuno sa niente di Caribou. Magari paga un bicchiere. Doppio whisky. Ehi, Mark, una birra. Allora, come ti è andata, Kurt? Mi è scappato un orso alto così. Con quella pelle ci facevo anche 40 dollari. Ehi, amico, da che zona sei venuto? Da quell'inferno bianco del basso Yukon, dove riescono a vivere solo lupi e cacciatori. Da quelle parti i giubbe rosse non incontri neanche a pagarle a peso d'oro. Nessuno di voi ha incontrato o sentito parlare di un uomo con un bambino su una slitta in viaggio verso nord? E che ci andrebbe a fare da quelle parti un uomo con un bambino? A crepare, nient'altro. Forse per sfuggire alle giubbe rosse? Beh, grazie lo stesso. Prego. O forse per cercare l'oro. Una volta ho sentito parlare di certi bambini che hanno un fiuto particolare per annusare i filoni. Ma va, l'oro te lo devi sudare a colpi di badile. Ho consumato una vita su badili e setacci. Piantala con queste stramberie da donnetta, Dirt. Tirati fuori da quelle tamaie e corri da Ridge. Digli che i due che aspettavamo sono arrivati. Fallo venire al saloon e subito. Ma sto facendo il bagno al cane. Lo sai che è malato di nervi. Se non lo facciamo insieme gli aumenta l'esaurimento nervoso. Su, sbrigati. Salta fuori di lì, vecchio imbecille. Altrimenti l'esaurimento nervoso lo faccio venire a te, al cane e a Ridge, se non corre immediatamente al saloon. Siamo nati per soffrire, amico mio. Il terribile sergente Cormac, giustiziere dei fuorilegge e spauracchio persino dei suoi superiori. Bene, qui non si ammettono deroghe alla disciplina, sergente, se ne ricordi bene. Quanto alle informazioni che chiede, non sappiamo di alcun uomo con bambino in viaggio per queste zone. Questa città poi è come un porto di mare, è difficile controllare chi va e chi viene. La ringrazio, tenente. Vi chiedo il permesso di trattenermi in città per qualche indagine. Accordato. Mi consente un'occhiata agli schedari? Faccia pure. Ah, non si allarmi, sergente. È Monkey, un ladruncolo. Sta subendo un intervento chirurgico. Niente di grave, comunque. Tenente, mi scusi, non avrebbe un po' d'alcol? Al solito, va bene, d'accordo. Ho terminato la mia boccetta e... Sì. Se non disinfetto continuamente il povero Monkey potrebbe essere pericoloso, sa com'è, un'infezione. Veda piuttosto di non disinfettarsi troppo le budella lei, capito? Io un po' devo sterilizzarmi, ma è il sedere di Monkey che assorbe. Sì. E lui invece che assorbe come una spugna. Lo sopporto solamente perché è il miglior medico che abbiamo, dal momento che è l'unico di tutto il territorio. Non lo invidio quello. Che diavolo ha combinato? Niente, ha rubato un paio di conigli, qualche pollo, lo fa sempre. Solo che ieri notte ha fatto lo sbaglio di rubarli proprio al dottore, che ha creduto bene di rifilargli una scarica di pallettoni nel sedere e adesso glieli sta togliendo uno per volta. Basta, dottore, non ne posso più. Bisogna finire l'alcol, disinfettare ben bene a fondo. Farsi prendere a fucilate fa male. Dovevi pensarci prima di farti conciare in questo. Ma sei stato lei ad impallinarmi. E tu allora perché sei venuto a casa mia a fregare i miei conigli? Oh, scusa, figliolo, mi è scappata una pacca. Ma la colpa è tua. Da qui in avanti diventerò vegetariano. Non toccherò più un coniglio. Giuramelo, figliolo, giuramelo. Lo giuro, sulla Bibbia, su tutto quello che vuoi. Lo giuro.
Legga, sergente. È un telegramma che la riguarda. Mi hanno assegnato un altro plotone per le ricerche. Sarà qui domani. Evidentemente non hanno molta fiducia nel mio distaccamento. Se lo dice lei. Allora, dottore, ha ammazzato il ladruncolo? Scherza, tenente, gli ho rifatto un sedere nuovo. Anzi, potete anche lasciarlo andare, tanto credo che per un po' il vizietto gli sia passato. Sì, certo. Lei però il vizietto non lo perde mai, eh? Già, vuoto a rendere. Mi permetta, dottor Higgins. Bill Cormack. Il famoso cacciatore! È un onore. Dicono un sacco di cose fantastiche su di lei, lo sa? E che ci fa in questo porcile? Sta cercando un fuorilegge che ha rapito un bambino. Pare che sia... Al dottore non può interessare la mia missione. Sì, sì, infatti è così. Spero comunque che vada tutto per il meglio. Buona caccia e grazie per il disinfettante. Tenente, non voglio che si sappia in giro cosa sto facendo e chi sto cercando. Quel bambino mi preme molto, chiaro? Sei tu il dottore in questa città? Sfortunatamente. Mi scusi. Ho sentito poco fa le domande che ha fatto. Sta cercando un uomo con un bambino, vero? Perché? Lei ne sa qualcosa? Beh, no. Ma conosco molto bene la zona qua attorno e poi... sono amico di quasi tutti i cercatori d'oro e i cacciatori. Quindi posso sedermi? Ma certo, si figuri. Io mi chiamo Webst, John Webst. E come le stavo dicendo, qualunque novità ci sia nei dintorni, io sono il primo a conoscerla. Quindi potrei esserle di aiuto. In che zona pensate possa essere quell'uomo? Dovrei raccontarle una storia un po' lunga, che non riguarda solo me. Gliene parlerà il sergente, se lo riterrà opportuno. Sta arriva. Bill, questo è il signor Webst. Vorrebbe rendersi utile. Salve, sergente. Ecco, io potrei spargere la voce in giro e se qualcuno... Se riceverà informazioni che ci potranno essere utili, bene. Altrimenti grazie lo stesso. Ma come posso aiutarvi se non mi dite chi state cercando e dove pensate che potrete... Signor Webst, perché ci tiene tanto ad aiutarci? Forse perché da ragazzo la mia unica aspirazione era quella di diventare una giubba rossa. Wolf! Ehi, Wolf! Ho trovato gli uomini. Uno della vecchia banda di Caribou. Non è così! Tiratelo su e portatelo in prigione. Ehi, come l'hai buttato giù? Puoi tirartelo su da solo. Se non vuoi fare la stessa fine sua, tiralo su e portalo in prigione. Lascia perdere, è Cormac, il cacciatore. Ti do una mano io. Se l'è spogliata quel bastardo. Mi dispiace, Bill. Non ti preoccupare, l'importante è aver tolto di mezzo lui. Era Ulf che guidava la caccia a Caribou. Grazie, eh? Faccia attenzione, tenente. I suoi uomini sono ancora in circolazione. Non si preoccupi. Uscirà di qui solo per entrare in un penitenziario. Per questa notte avevo pensato di lasciare qui Andy, nel caso tentasse... Sergente, anche se famoso, lei è solo un subalterno, si limiti a fare il suo dovere.
So quello che dico quando do un consiglio. Certi consigli possono anche diventare pericolosi e insultanti. Può andare, sergente. Non te la prendere, Bill. È il solito tenentino stupido di prima nomina. Andiamo a dare un'occhiata in giro e poi troviamo un posto per la notte. È difterite. Allora è grave. Ha la gola bloccata quasi dall'infezione e respira malapena. Può morire soffocato da un momento all'altro. Che si può fare? Devo operarlo subito. Tracheotomia. Bisogna tagliare la gola per consentirgli la respirazione e togliere tutto il pus che ostruisce la trachea e poi sperare in Dio. Dobbiamo portarlo immediatamente all'infermeria, giù in città. No! L'operazione la farai subito, ma qui. Ma qui? Non lo vorrei far morire, vero, dottore? Ma qui non è possibile. È una malattia grave, infettiva. Anche lei potrebbe... Spicciati, vecchio, il ragazzo soffre. Come vuole. Ma lei dovrà aiutarmi. D'accordo. E magari resterà pure contagiato. Le confesso che godrei tanto ad infilarle un bisturi nella gola. Fate bollire dell'acqua. E lei mi procuri un po' d'alcol. Certo, dottore. Grazie. Ecco qua. Ne servirebbe un barile di questo. Ora ti farai un sonnellino e quando ti sveglierai sarà tutto passato, giovanotto. Respira a fondo, tira su col naso. Si sieda lì. Gli tenga ferma la testa, deve restare immobile. Dammi i bagagli, forza! Sì, quelli lì. Quelli della signorina. Ciao. Va bene,└└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 ││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 └└������������������������└└└└└└└► E così gli ho detto che per $10 io mi sarei... Ehi, tu, da dove passi? Mi scusi, non volevo. Ma guarda che bella ragazza, Carter. E poi non puzza come gli altri indiani. Lasciala perdere, è sempre un muso rosso. Sì, ma io me ne frego. E poi questa sembra pulita, vieni qua. Non mi lasci! Porca, aiuto! Maria bestiosa! Pare ci sia spettacolo. Mettiamoci in prima fila, ci divertiremo. Mica! Mica, brutta bestia! Aiuto! Mettetemelo di dosso! Parate! Che fai? Fermo, fermo! Beh, che succede qui? Non è niente. Un uomo mi è assalito, forse perché aveva bevuto un po' troppo, e Book mi ha salvata. Se lo vedi qui in giro, quel mascalzone, indicamelo. Non mi ricordo neanche più la sua faccia. Comunque, non mi ha fatto male. Adesso allontanatevi, la festa è finita. Tornate pure ad ubriacarvi. Ciao, Book, vecchio mio. Ti vedo in forma. È tuo questo cane? Sì, è mio. Sei disposto a venderlo? Bravo. Di pure tu la cifra. Se fosse tuo, lo venderesti? Hai ragione. Su, venite. Andiamo a mangiare qualcosa. Shinoa sarà stanca per il viaggio. Ah,
Il ragazzo è fuori pericolo. La gola si è già un po' sgonfiata e il respiro è tornato normale. Anche la febbre è calata. Ora c'è solo da aspettare. È davvero incredibile la vitalità che hanno i bambini. È addirittura miracolosa. La natura difende la vita dai pericoli naturali, ma sfortunatamente non può prevedere altri tipi di pericolo molto più gravi. Presto potrai ripartire. Tuo figlio ora sta bene. Purtroppo, l'unica cosa che possiamo fare è soltanto aspettare. Perché non vai a riposarti un po'? Andate voi, io non riuscirei a dormire. Vieni, Shinoa. Allora, dia al bambino una di queste pillole ogni 6 ore. L'aiuteranno a buttar giù la febbre. Tienile, gliele potrai dare tu stesso, dottore. O credevi di tagliare la corda? Per carità, non ho nessuna fretta. Il ragazzo può aver bisogno di me. E poi, chissà, c'è il caso che debba operare qualcun altro, giusto? Giusto. Tornerò, ma se tra 5 giorni non mi vedrai, quest'oro sarà tuo. Fanne quello che vuoi, almeno se non altro avrà fatto felice qualcuno. Avete del fuoco? Perché io ho paura di bruciarmi i baffi. Voi mi accendete il sigaro e io vi faccio generali, a tutti e due. È notte alta, ubriacone. Invece di fumare, va a cercarti un letto per dormire. Sei ridotto uno straccio, non ti reggi più in piedi. Io non mi reggo più in piedi? Io tanto perché ve lo mettiate bene in testa, posso stare su una gamba sola per 3 giorni e 3 notti. Su una gamba sola, così, ecco. Fatelo voi, sbarbatelli, che non siete altro. Fatelo voi, io non ci metto niente, guardate. Tiriamolo su, va. Forza. Dai, bussa.
Chi è? Digli che sta arrivando il sergente Cormac. Digli che apra. Tenente, apra, c'è qui il sergente Cormac. Un momento. Rimanesse Andy. E lei, stupido presuntuoso, se l'è lasciato scappare. Venga qui, sergente! Si metta sugli attenti! La corte marziale ci vuole per centaglia come lei! Si consideri gli arresti! Si ritiri la sua... Oh, sei pazzo, qui. Vieni via. Scusate, signorina. Il tenente dov'è? Come dov'è? Il cacciatore gli ha dato un pugno e l'ha steso per terra. Ma avrai delle grane stavolta, qui. Me ne frego. Sergente! Sergente! Sì, che c'è? C'è un ragazzo, un bianco in una capanna indiana, a un'ora da qui al passo del Grey Bell. Stava male, l'ho dovuto operare. Jimmy, Dio santo, cos'ha? Ha la difterite. Se non l'avessi operato sarebbe morto, ma ora è fuori pericolo. C'è un brutto ceffo che lo tiene. Su, andiamo, prendi i cavalli. Devo dirvi dov'è. Grazie, conosco il posto. Comunque la tenda si trova a sud del fiume, nel punto più alto del passo. Bene, dottore! Ma cos'ha? È diventato matto? No, quel ragazzo è suo figlio. Accidenti. Dov'è andato? Ti sta aspettando. È da tanti anni che ti sto aspettando. La
Lascia andare Jimmy e battiamoci da uomini! E perché, Bill? Io non sono un gentiluomo come te. Non ho un onore da difendere. Perché dovrei rischiare con una fucilata ti stendo lì dove sei? No, non lo faresti mai. È vero, è con le mie mani che ti voglio uccidere. Bill, adesso gli sparo io. È un bersaglio facile, da qui non posso mancarlo. Butta il fucile anche tu, Andy. Non possiamo farlo. Ma perché? Perché non vuoi ucciderlo? È mio fratello. Dì a quello che butti il fucile! E tu vieni avanti lentamente. Come ai bei tempi, fratellino. Te lo ricordi quando lo facevamo da ragazzi? Sì, ma allora era un gioco. Un gioco al quale vincevo sempre io. Non pensavo che tu fossi diventato talmente vigliacco da rapire un bambino. E tu allora non mi rubasti la donna? Elisabeth e io ci amavamo. No! Ti ucciderò, Billy. Giuro che ti ucciderò! Altrimenti la uccido. Che volete? Vogliamo che Caribou ci consegni l'oro. Dopo lasceremo il ragazzo. Hai sentito? Dagli quell'oro. Dagli quell'oro o t'ammazzo. Non l'ho con me. L'ho nascosto. E tu non mi ucciderai. Niente Caribou, niente oro, niente Jimmy. Provo per te solo pena e disgusto. Non sei che un lurido vigliacco che si fa scudo di un bambino. Ulf! L'oro è nascosto! Solo Caribou sa dov'è! Lascia andare il ragazzo! E io te lo consegno vivo! D'accordo! Fa venire avanti lui e io ti mando tuo figlio. Bart! Cammina. Cammina! Segui il ragazzo. Quando sei più vicino a Cormac, che sei sicuro di non mancarlo, sparagli. Lui non sparerà per paura di colpire il figlio, va. Alla prima mossa falsa che fai, ti faccio saltare il cervello. Mira sull'uomo che accompagna il ragazzo, Bill. È un consiglio da fratello.
noi ti copriamo! Porta il bambino in salvo, sdetto! Io tento di prenderli alle spalle. Voi sparate, ormai sono in trappola. Per quest'ultimo sogno. Salutami, Jimmy. Somiglia tanto a Elizabeth. Bacialo per me. Lo farai tu stesso, Caribou? Sì, certo. Io stesso. Nella nostra casa. Grazie, Bill.